Buongiorno, sono il dottor Vincenzo Di Placido e sono chirurgo ortopedico presso la Salus Tirana. Vedrete un intervento di protesi di ginocchio in diretta. Sono immagini un po' forti per alcuni, quindi se qualcuno non se la sente è bene non vederlo, però mostra un po' come si monta una protesi di ginocchio in un problema di artrosi avanzata. In caso in particolare si tratta di una donna di 65 anni che aveva un ginocchio varo, cioè storto, camminava molto male e aveva molto dolore. Per cui vedrete che in questo video le varie fasi di montaggio di una protesi di ginocchio, che sostanzialmente è questa, come questa, che si compone di una parte femorale, una parte tibiale e una parte in mezzo che è di polietilene, che viene inserita al centro del ginocchio, in modo da ottenere una situazione di questo tipo. Questo permette il movimento del ginocchio totale e naturalmente elimina completamente il dolore dopo un periodo di rieducazione. Ci sono varie fasi dell'intervento, naturalmente vedete la fase iniziale in cui si incide la cute. Con dello strumentario apposito si preparano sia la parte femorale che la parte tibiale, si fanno delle prove, vedete che prima di mettere la protesi definitiva noi facciamo delle prove con una protesi non definitiva per vedere la funzionalità del ginocchio, come piega, se ci sono dei limiti o dei conflitti. Una volta verificato tutto questo si cementa la protesi definitiva. Cioè si mette del cemento e viene incastrato nel femore, nella tibia, e poi le due parti incominciano a lavorare insieme. Naturalmente c'è dei lavaggi, mostasi e tutto il resto, però è un intervento che si esegue in un'ora scarsa. Non si perde molto sangue, come vedete anche nelle immagini, però comunque insomma sono immagini abbastanza hot, pesanti, perché è un intervento in diretta. Molto interessante, che vi fa capire come funziona e come si impianta una protesi, in questo caso del ginocchio. E grazie.